Buonasera a tutti. Tempo fa eh, una signora ucraina che conoscevo e che era occupata da, da tempo nell'assistenza agli italiani anziani eh, mi pose una domanda banalissima, semplicissima. Eh, mi disse: eh, chi è che fa attenzione, chi ascolta, chi una parola bada a noi badanti, a noi lavoratrici domestiche? Io ancora oggi a questa domanda non ho saputo trovare una risposta adeguata, una risposta valida, una risposta che corrispondesse a quello che lei chiedeva, e chiedeva sostanzialmente di dire vogliamo essere riconosciuti, abbiamo bisogno di essere riconosciuti per quello che siamo nel nostro insieme di donne, di straniere, di lavoratrici che fanno un lavoro molto particolare. Ecco, tutto questo nonostante. Eh, queste lavoratrici, queste donne, questi immigrati eh, non siano poche, anzi poi lo diremo meglio, ma già solo nel portoghese sono quasi un migliaio, quindi un numero significativo. E per raccontare questa disattenzione, questa importanza da una parte, questa disattenzione dall'altra, io voglio citare solo un, un fatto. E quando eh, Due anni fa, nel massimo del confinamento eh, dovuto al, alla pandemia di Covid, il governo fece un elenco delle attività essenziali, quelle che dovevano funzionare eh, in tutti i casi, eh, proprio perché essenziali per la vita del paese, accanto ai lavoratori e ai settori dell'energia elettrica, dei carburanti, dell'alimentazione della sanità, della farmaceutica, mise anche il lavoro domestico, anche il lavoro di badantato. Ecco, nonostante questo, questo riconoscimento importante dell'essenzialità di questo lavoro, ci vuole una lunga battaglia allora, vinta solo all'ultimo momento e anche in maniera limitata, perché tra le tanti, i tanti interventi, i tanti benefici che i governi di allora concessero ai lavoratori, alle aziende, alle persone colpite dalla pandemia venissero incluse anche le lavoratrici badanti che a seguito del Covid-19 erano rimaste inoccupate, quindi senza neanche un'abitazione e senza nemmeno un reto su cui confidare. Ecco, questo episodio può raccontare tutto, può dire tutto, secondo me. Allora, l'indagine, le parole in valigia, che stasera presentiamo è un contributo verso un'attenzione che è dovuta, un'attenzione dovuta al vissuto di queste donne, di queste lavoratrici, di queste immigrate. Perché solo così possiamo capire e comprendere e dare bada anche alle loro, ai loro problemi di vita e di persone e di lavoratori. lavoratrici Il, L'indagine Le parole in valigia è stato realizzato nell'ambito di un progetto, il progetto Le valigie di Eva, ed è una parte delle attività che questo progetto dedica a queste lavoratrici. Altre dei video, altre ricerche e altre informazioni seguiranno nei prossimi, nei prossimi giorni. Con questa premessa, io do la parola alle. Due ospiti di questa sera che ci aiuteranno a capire e approfondire questa indagine, questa storia di donne, di badanti. La prima è la dottoressa Francesca Nadalin che ha realizzato questa ricerca. Buonasera Francesca. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo la dottoressa Letizia Bertazzon che è esperta in materia di emigrazione. Buonasera Letizia. Buonasera. Detto questo, do la parola naturalmente a voi. Grazie, grazie Roberto. Grazie. Allora, comincio io con una breve presentazione panoramica del, della ricerca che abbiamo condotto. E, la ricerca ha come oggetto, come appunto diceva Roberto, il tema del lavoro di cura nel Portogruarese. Ed in particolare si focalizza sulle figure professionali di badanti e eh, assistenti o collaboratrici familiari extracomunitarie che sono impiegate in questo settore. Eh, la ricerca prende le mosse dall'esigenza di indagare eh, e di approfondire la particolare configurazione di questo fenomeno, così rilevante eh, a livello nazionale ma non solo, ehm, la particolare configurazione che assume in un contesto territoriale specifico e limitato, che è appunto quello dei, dei comuni del Porto Gruarese. Eh, L'obiettivo è da un lato... Quello di mettere in luce eh, eventuali caratteristiche peculiari e particolari fabbisogni connessi al, all'essere badante proprio in questo contesto, in questa zona del Veneto, e dall'altro lato di estrapolare degli spunti di riflessione sul lavoro di cura, eh, nonché delineare delle caratteristiche comuni e delle specificità nei comportamenti e nelle percezioni delle, delle varie esperienze delle protagoniste della ricerca. Uh, il punto di vista uh, da cui è stata condotta l'indagine è proprio quello delle, delle lavoratrici, donne immigrate da paesi ex comunitari per uh, impiegarsi nelle famiglie uh, di questo contesto territoriale e dedicarsi al lavoro di cura degli anziani. Uh, prima di passare ai risultati della, della ricerca volevo fare uh, delle precisazioni. Uh, la prima è uh, che, siccome la partecipazione uh, all'indagine è avvenuta su base volontaria, uh, la ricerca non ha assolutamente la pretesa di uh, rappresentare la totalità delle esperienze uh, delle, delle donne migranti extracomunitarie impiegate nell'ambito di lavoro di cura uh, nel portogruarese. Uh, Dall'altro lato, la seconda uh, precisazione è che uh, la natura di alcuni uh, argomenti trattati durante le interviste. Uh, a volte uh, molto personali e se vogliamo anche delicati um, e magari difficili da affrontare con una persona estranea sicuramente ha agito come uh, come filtro alle informazioni raccolte È più facile infatti uh, condividere delle esperienze positive piuttosto che raccontare entrare nel merito di quelle negative um, in ogni caso la rielaborazione e, e l'interpretazione delle, delle informazioni eh, riportate nel, nel report non si spingono oltre, eh, il, oltre il limite di ciò che le donne hanno voluto eh, condividere con me e raccontare di loro stesse. Eh, passo la parola a Letizia Bertazzon per eh, un, un commento ai dati eh, sul lavoro di cura nel Portogruareso. Sì, certo, grazie Francesca. Un passaggio doveroso per inquadrare un po' il contesto nel quale, ehm, nel quale ci muoviamo con questo tipo di analisi e di indagine. Perché naturalmente lo sappiamo tutti che il lavoro domestico continua a rappresentare, ha sempre rappresentato, uno dei principali ambiti di occupazione per le donne straniere. E pensate che circa il 70% dei lavoratori impiegati regolarmente tra le mura domestiche, da, mh, impiegati da parte delle famiglie eh, del veneziano, eh, sono, è rappresentato da lavoratrici straniere. Parliamo di circa 6.000 badanti. e quasi 3000 colf all'interno appunto delle case eh, delle nostre case delle abitazioni eh, nell'ambito provinciale. Un numero eh, che è risultato peraltro anche in forte crescita durante l'anno della pandemia eh, per una sorta di duplice processo di regolarizzazione che si è realizzato durante appunto questo particolare periodo. Un primo è stato un processo di regolarizzazione di fatto, diciamo, che ha visto in qualche modo Aumentare il passaggio alla regolarità di molte lavoratrici impiegate regolarmente tra le mura domestiche per superare le limitazioni che erano legate all'impossibilità di spostarsi proprio durante i primi lockdown e la fase emergenziale. Il secondo eh, processo di regolarizzazione di immersione quindi anche della presenza regolare delle lavoratrici domestiche, quindi che questo ha determinato un aumento della presenza, ehm, diciamo, regolare all'interno eh, dell'ambito eh, di questa specifica attività lavorativa, è stato proprio il processo di regolarizzazione previsto per legge, quindi una sorta di regolarizzazione di diritto che ha portato appunto eh, all'aumento considerevole anche della presenza regolare all'interno delle eh, nostre famiglie di questo tipo di lavoratrici. Per quanto riguarda il territorio del Portogruarese, ehm, possiamo dire che le assunzioni con un contratto di lavoro di domestico sono mediamente circa 400 l'anno. Vuol dire dire che ogni anno circa 400 nuovi rapporti di lavoro vengono attivati dalle famiglie, eh, appunto per le attività di cura alle persone anziane, di assistenza alle persone eh, che hanno bisogno appunto di aiuto, ma anche come attività di ausilio nelle attività domestiche. Di queste 400 assunzioni mediamente effettuate ogni anno nei comuni del Porto Croarese, oltre il 70% hanno interessato delle donne di origine straniera. Parliamo soprattutto naturalmente di donne provenienti dai paesi dell'Est Europa, su tutti eh, la Romania per quanto riguarda l'ambito comunitario e poi l'Ucraina e la Moldavia. Ma quante sono le donne provenienti da questi paesi che sono presenti, residenti nei comuni del portoghese ad oggi? Diciamo che considerando queste principali tre provenienze, che riguardano l'ambito anche delle lavoratrici impegnate nel lavoro domestico, parliamo di circa un migliaio di donne rumene, 184 donne moldave e 327 donne ucraine. Questo è un po' il fenomeno, il contesto di riferimento, sono i numeri che in qualche modo ci aiutano a capire la consistenza e la dinamica di questo fenomeno e eh, il contesto nel quale è anche stata condotta questa ricerca. E se questi numeri ci aiutano in qualche modo a comprendere il punto di vista quantitativo, ci permettono di cogliere un po' le dimensioni eh, del fenomeno di cui stiamo parlando, è invece però solo dai racconti e dalle esperienze che noi possiamo ricostruire le caratteristiche e il dettaglio delle informazioni che riguardano appunto le esperienze individuali di queste donne all'interno delle famiglie anche del Portogarese. Per capire meglio appunto il percorso di indagine che è stato realizzato, ehm, passo allora la parola di nuovo a Francesca, che invece ci racconterà come è stata svolta l'attività di ricerca, come sono state raccolte le informazioni, e poi come si è sviluppato e si è articolato il percorso eh, di indagine che è stato fatto a partire dalle informazioni raccolte. Grazie. Sì, ehm, come dicevi appunto, l'indagine eh, è un'indagine di tipo qualitativo ed è stata re ehm, realizzata raccogliendo eh, delle testimonianze attraverso delle interviste di 15 badanti di età compresa tra i 43 e i 64 anni, eh, residenti nei comuni oggetto della ricerca, 5 delle quali sono originarie della Moldavia, mentre le altre 10 eh, dell'Ucraina. Eh, la maggior parte di loro si trova in Italia eh, e in particolare in Veneto da circa 20 anni, eh, mentre soltanto due hanno storie migratorie più recenti, circa 7-8 anni di, eh, di permanenza in Veneto. Eh, il report eh, si articola in tre sezioni eh, che vogliono un po' rispecchiare eh, l'andamento ideale delle, delle storie dei percorsi migratori mh, che, che ho raccolto, eh, che è un andamento, se vogliamo, circolare. Quindi una prima parte eh, riguarda il passato eh, in cui si è cercato di ricostruire eh, quel background di provenienza eh, che al momento eh, della partenza dal loro paese d'origine si sono completamente lasciate alle spalle. La seconda parte riguarda invece ehm, l'oggi, il presente, eh, in cui si è entrati nel merito eh, delle caratteristiche del lavoro di assistenza agli anziani, eh, della natura delle relazioni che si instaurano all'interno dei contesti familiari e lavorativi. L'integrazione con il contesto e con la comunità territoriale del portogruarese e infine ehm, la gestione delle relazioni familiari a distanza con i familiari nel, nel paese d'origine. E infine, la terza parte, eh, nella terza parte si è parlato del domani. Quindi delle prospettive, dei progetti eh, per il futuro che contemplano quasi sempre eh, un ritorno alle origini e quindi eh, idealmente eh, rappresenta la chiusura di, di questo cerchio eh, del percorso migratorio. E passerei al, ai risultati della ricerca partendo eh, appunto da come, sono, eh, da come hanno preso il via questi, questi percorsi migratori. Nel 1992 la gente comune era spaesata, noi eravamo abituati sotto la dittatura che qualcuno ti diceva sempre cosa fare, e invece da quel momento in poi dovevi prendere in mano la tua vita e gestirti. La gran parte di noi è rimasta senza lavoro, senza soldi. Allora la mamma, cosa ha fatto? Ha preso la valigia ed è andata via. Potevamo andare in Spagna, in Grecia, anche a Londra. So che molte nostre connazionali sono andate in quei paesi, ma io ho scelto l'Italia perché c'era mia cognata qui. Ho scelto un posto dove c'era già qualcuno che conoscevo e che mi poteva aiutare. Nel mio paese si sapeva che c'erano tante possibilità per le donne di lavorare con gli anziani, che era facile trovare lavoro come badante. Eccoci, quelle che abbiamo sentito sono tutte parole che riguardano l'inizio del percorso migratorio di queste donne e mettono in evidenza una cosa molto importante: che la scelta di emigrare molto spesso è una scelta dettata dalla necessità più che dalla volontà di partire. E questo si sente chiaramente nelle parole eh, molto eh, che esprimono sofferenza, nostalgia, rimpianto, che esprimono uno stato d'animo molto particolare di queste donne che raccontano la difficile scelta di decidere di partire, di lasciare il proprio paese eh, e di cercare dic diciamo una vita migliore in un altro contesto. Tradizionalmente, eh, quando si decide di partire, eh, la scelta del luogo nel quale eh, andare, la scelta anche del percorso da intraprendere, è spesso dettata da eh, delle reti migratorie, delle reti già presenti, già ben definite, che aiutano in qualche modo a definire e a orientare i percorsi di chi appunto sceglie di intraprendere un percorso, un'esperienza altrove. Anche in questo caso, leggendo un po' le principali evidenze emerse dalla ricerca, è evidente quanto sia importante il ruolo delle reti nell'orientare appunto le scelte di dove andare, le scelte anche dei quali percorsi intraprendere. Francesca, mi sembra di capire che appunto anche dalle interviste tu hai raccolto... Importanti indizi in questo senso sull'importanza e il ruolo delle reti. Eh, cosa ci dici a questo proposito? Sì, certo. Eh, beh, innanzitutto eh, l'espressione, come, come dicevi tu, quella della, della scelta obbligata eh, è appunto un'espressione ricorrente nelle testimonianze che, eh, che ho raccolto eh, e che un po' eh, diciamo fa da filo conduttore e collega eh, il passato, il presente e il futuro delle esper dell esperienze di vita di, di queste donne. Innanzitutto, eh, infatti, è stata una scelta obbligata una decisione inevitabile dettata appunto come dicevi tu dalla necessità eh, proprio la partenza eh, la causa come sappiamo bene è eh, la situazione di instabilità e di incertezza politica ed economica eh, seguite al crollo dell'Unione Sovietica quindi la diminuzione degli stipendi la perdita del lavoro dei risparmi accumulati hanno messo molte famiglie di fronte alla, alla, alla decisione drastica di eh, di fare questa scelta uh, di emigrare per poter guardare al futuro e questo, diciamo, porta a vivere il, cioè il fatto di um, essere partite per una necessità, quindi una scelta um, inevitabile. Le porta a vivere uh, l'esperienza migratoria come un, um, con un senso di sacrificio, quindi come un sacrificio. Uh, in secondo luogo, anche uh, l'impegno nell'ambito del, della cura e dell'assistenza alle persone persone anziane è risultato essere eh, per queste donne l'unico sbocco professionale possibile, eh, una scelta obbligata anche questa, legata ad una serie di fattori. Innanzitutto si tratta di un lavoro per cui c'era e c'è tutt'ora molta richiesta e questo garantiva una certa facilità e rapidità di impiego e di reimpiego. E, eh, queste facilità e rapidità di impiego sono connesse eh, al fatto che per fare la badante innanzitutto non fosse richiesta nessuna specializzazione o titolo eh, professionale abilitante, infatti quasi tutte provengono da eh, delle esperienze e background professionali eh, anche molto distanti da quelli del lavoro di cura eh, e eh, dall'altro lato il fatto che non fosse necessario sapere eh, la lingua italiana. Uh, inoltre, la non scelta di diventare uh, assistenti familiari in coabitazione è stata dettata proprio dal fatto che fosse l'unico lavoro che uh, permetteva di avere un guadagno netto senza spese uh, di vitto alloggio che uh, avrebbero sicuramente ridotto uh, drasticamente se non. Uh, Azzerato le, le risorse finanziarie da inviare a casa. Comunque tutte considerazioni che ho eh, fatto al passato, ma che possono benissimo essere eh, attualizzate alla condizione presente. E infine ehm, anche il fare ritorno nel proprio paese eh, si configura come eh, una scelta inevitabile, una scelta obbligata, eh, seppure eh, rispecchi la volontà e il desiderio di, eh, di queste donne. Eh, e quindi diciamo che anche in questo caso si, mh, il ritorno nel, nel proprio paese d'origine si eh, configura come l'unica strada percorribile perché eh, nonostante un po' di risparmi magari messi da parte in questi anni eh, in Italia senza una pensione eh, o con una pensione modesta è per loro impensabile vivere soprattutto senza avere una casa di proprietà e l'unica soluzione è appunto fare ritorno al proprio paese dove il costo della vita è più basso e dove le intervistate possiedono un'abitazione che sia eh, di famiglia o che sia stata acquistata nel corso degli anni eh, all'estero in vista della vecchiaia eh, per quanto riguarda il tema delle, ra delle reti eh, sì, eh, effettivamente dalle, dalle citazioni eh, che abbiamo ascoltato si capisce che eh, Diciamo anche che la presenza di eh, parenti o connazionali che già avevano intrapreso un percorso migratorio prima di loro eh, ha orientato eh, in maniera molto netta la scelta di, eh, di venire in Italia e, e quindi anche di venire in Veneto. Quindi se vogliamo anche in questo senso eh, c'è stata mh, anche qui una scelta obbligata, tra virgolette, eh, nel, nella geografia della migrazione. È il tipo di lavoro che ti porta a fare di più, perché sei in una casa e in casa ci sono sempre tante cose da fare. Adesso in casa con la signora che assisto abita anche il figlio, perché qualche tempo fa ha divorziato. Allora io lavo, stiro e preparo da mangiare anche per lui. Ti adatti alle situazioni, ma non ci faccio neanche caso. Non mi pesa, anzi, mi passa il tempo. Chiude un occhio e si va avanti per stare in serenità, se no ci sarebbero sempre discussioni. Non guardo solo il lato economico, guardo anche il lato spirituale. Vedi che dall'altra parte ti fanno una bella spesa, hanno un occhio di riguardo nei tuoi confronti, ti considerano come una di famiglia. Guardi anche quell'aspetto lì, perché ci sono famiglie che ti danno tutto quello che ti spetta. Ma ti trattano come servi tu? Queste parole ci aiutano un po' a ricollegarci al secondo tema, che è un po' il tema del lavoro, le caratteristiche, le peculiarità dell'impiego nell'ambito della cura e dell'assistenza agli anziani. Ed è chiaro come anche da queste parole, ma come anche da altre testimonianze che sono citate all'interno del report, eh, mh, c'è questa percezione mh, trasversale tra tutte le donne di quanto sia difficile svolgere questo tipo di attività. Il lavoro di cura è un lavoro complicato, è un lavoro complesso ed è un lavoro che proprio per la tipologia di utenza con la quale si ha a che fare diventa complicato ehm, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista eh, mentale, psicologico. E, diciamo, che tutto ciò inoltre è anche complicato dal fatto che all'interno delle mura domestiche eh, molto spesso si instaurano anche delle dinamiche molto, molto particolari, dinamiche che coinvolgono la relazione eh, con l'assistito ma anche con le famiglie dell'assistito. A volte sono più semplici, a volte invece sono delle dinamiche complicate e tutto ciò si complica nel momento in cui viene meno un po' la separazione tra quella che è la sfera personale la sfera privata. E invece la sfera, la sfera lavorativa e tutto diventa un continuum con dei rischi anche molto importanti per le lavoratrici che si trovano catapultate appunto in dinamiche a volte difficili da gestire. Sono tutte conseguenze queste che emergono in modo chiaro anche uh, dal report. Sono tutte considerazioni che citano molto spesso le donne quando parlano delle loro esperienze lavorative. Ed è chiaro che anche nelle evidenze che vengono analizzate dai racconti uh, delle donne appunto uh, del portogruarese emergono queste difficoltà. Esatto, esatto, proprio. Il, la convivenza tra, eh, tra l'assistente e l'assistito, quindi come dicevi tu, la coincidenza tra lo spazio di lavoro e lo spazio di vita, eh, rende per le protagoniste di, di queste storie, eh, ma credo si possa anche generalizzare, eh, rende difficile se non impossibile, eh, scindere e separare, come già accennato, la sfera professionale da quella privata. Eh, in sostanza, se un lavoratore qualsiasi può lasciare eh, i problemi e le problemi, di lavoro fuori dalla porta di casa per la badante questo non è possibile quindi la sostanziale coincidenza tra i due piani ehm... A, produce una serie di conseguenze eh, sia emotive, legate per esempio al fatto di non potersi mai sentire eh, veramente a casa propria, di non potersi rilassare una volta finita la giornata lavorativa e eh, dall'altro lato anche delle conseguenze pratiche connesse proprio a quell'informalità dei rapporti che sembra essere inevitabile quando si vive nel luogo dove si lavora. Eh, non c'è quasi mai, infatti, una chiara definizione di quali siano gli orari di lavoro e delle mansioni da svolgere, e questo genera delle situazioni, come dicevi tu, Letizia, eh, di sovraccarico fisico e anche psicologico. Eh, stare a casa significa. Essere sempre in servizio, essere sempre disponibili ed è per questo motivo che, per esempio, nelle canoniche due ore, eh, di due, due, nelle due ore libere del pomeriggio, eh, preferiscono uscire di casa nonostante faccia freddo, nonostante ci sia poco da fare se non fare una passeggiata, bere un caffè con le amiche, eh, andare al supermercato, eccetera. Uh, la difficoltà di mantenere separati il piano personale da quello professionale si ripercuote poi anche sulle relazioni che si instaurano nel contesto lavorativo e, quindi, anche nel, nel, nel contesto di vita. E mi riferisco in particolare al rapporto tra la badante e i familiari dell'anziano assistito, che uh, almeno idealmente dovrebbe strutturarsi come un rapporto tra uh, il lav un lavoratore e il datore di lavoro. Nella pratica, però, è molto difficile mantenere mantenere eh, nettamente il proprio ruolo, sia da un lato che dall'altro, e quindi restare ognuno ancorato alla propria eh, dimensione professionale senza sconfinare nella sfera personale. Ed è proprio questa uh, informalità del, del rapporto che può eventualmente creare degli spazi e delle incomprensioni uh, e magari delle situazioni conflittuali, uh, che tuttavia però sfociano in, uh, in uno scontro aperto. Uh, spesso infatti si viene a compromessi, la badante viene a compromessi per mantenere un clima di lavoro e quindi anche un clima di vita uh, sereno e disteso, oppure semplicemente uh, per mantenere un lavoro che uh, in fin dei conti Uh, non è poi così male, quindi evitando lo stress di, uh, di cambiare, uh, di inserirsi in un nuovo contesto familiare, di inserirsi di, nuovamente in uh, dinamiche particolari, di cambiare abitudini e quindi evitando uh, l'incognita di che cosa potrebbe esserci uh, dopo e nel futuro. Casa mia rimane casa mia. Ma qui si sta bene, c'è tutto quello che serve. A Porto Gruaro c'è anche la stazione, che per noi che non abbiamo la patente è fondamentale. Non ho mai cambiato fino adesso e penso che non cambierò più ormai. Ora io passo per le strade e neanche sto pensando che non sono nel mio paese. Conosco bene Porto Gruaro. Non mi sono mai spostata da qui, ora per me è come una seconda casa. questa volta le parole sono eloquenti e in questo caso i racconti delle uh, donne intervistate uh, parlano di una lunga permanenza nel territorio del portogruarese, uh, una permanenza che in qualche modo ha portato una certa confidenza con il territorio, un certo radicamento se vogliamo anche in questo particolare contesto uh, del Veneto, in questo particolare territorio italiano. Uh, anche perché forse ci sono una serie di condizioni favorevoli che hanno eh, portato queste donne ad abituarsi così facilmente alla vita in questo territorio. Come è percepito Francesca questo rapporto tra territorio e comunità locale? Eh, si può davvero parlare di una vera integrazione? Oppure è qualcosa di diverso? Eh, e poi l'altra eh, domanda che, che volevo farti è questa: eh, ci sono delle specificità proprio che contraddistinguono il Portogruarese? Fare la badante nel Portogruarese è la stessa cosa che farla in altri contesti del Veneto o in? In altre zone d'Italia. Allora, partirei proprio da quest'ultima domanda. Eh, sì e no, diciamo che in realtà mh, sotto molti aspetti, quindi soprattutto quelli legati magari alle dinamiche lavorative eh, e relazionali che si instaurano nei contesti familiari piuttosto che eh, le esigenze e le problematiche legate al lavoro eh, e all'essere badante, eh, diciamo che questi aspetti possono accomunare un po' eh, tutte le esperienze indipendentemente che si tratti eh, di badanti o assistenti familiari a Portogruaro o in altre zone eh dell'Italia. Um, un elemento particolare che però mi ha colpito ascoltando le, le storie di alcune di queste donne e che magari può essere significativo uh, rispetto al tema delle peculiarità uh, delle esperienze rispetto al contesto territoriale è che uh, in alcuni casi c'è stata la possibilità di alternare uh, il lavoro di badante con dei lavori stagionali, complice la vicinanza del litorale che Offre opportunità lavorative nelle strutture ricettive. Quindi, qualcuna tra eh, le intervistate. Qualcuna tra le, tra le più giovani ha sfruttato eh, questo elemento per assecondare una voglia di cambiamento, eh, la voglia di stare in mezzo alla gente, di fare un lavoro più giovanile, più dinamico, anche se eh, per loro stessa missione è un lavoro fisicamente anche più stancante del lavoro di badante visti i ritmi sostenuti di questo tipo di, di, di impiego. Uh, piuttosto si può dire che ci sono degli aspetti legati alle peculiarità del territorio che magari hanno influenzato la scelta di uh, restare a Portogruaro e di stabilirsi qui piuttosto che magari uh, andare altrove o in un'altra un città più grande. Uh, Portogruaro sembra infatti essere un giusto compromesso che permette uh, la comodità di avere tutto a portata di mano senza però rinunciare del tutto uh, alla vita sociale, uh, sembra proprio la dimensione adatta a a condurre lo stile di vita che eh, che fanno, quindi legato molto al tipo di lavoro che che svolgono, molto casalingo e se vogliamo per certi versi eh, anche solitario. Ehm come si evince dalle dalle citazioni iniziali, eh, la conoscenza e eh, l'appropriazione dei luoghi eh, dovuti appunto alla permanenza ormai decennale di queste di queste donne nella zona del Porto Gruarese ehm rappresentano degli elementi che sicuramente fanno sentire queste badanti ehm, integrate, inserite nel, nel contesto territoriale. Eh, dai racconti comunque si può percepire, si scorge che nell'immaginario eh, delle badanti c'è una sorta di eh, geografia sui generis che un po' si sovrappone a, a quella reale del, del territorio, fatta di eh, punti di riferimento tutti loro, quindi ehm, eh, strettamente collegati con il loro stile di vita e con il loro lavoro. Quindi eh, una mappa fatta de, de, del parco, la chiesa, la farmacia, ehm, lo studio medico, eh, le case degli anziani presso cui hanno mh, mh, prestato servizio, dove lavorano le amiche, eh, la stazione dei treni e via dicendo. L'ultimo aspetto da, da rilevare riguarda eh, le amicizie e le relazioni sociali che sono nate e che, e che si sono consolidate nel corso del tempo e ehm, diciamo che anche queste possono rappresentare un elemento eh, che contribuisce al, farsi sen al sentirsi integrate, inserite nel, nel territorio. Eh, spesso e volentieri però queste, eh, queste relazioni si limitano eh, alle proprie connazionali, infatti il fatto di parlare la stessa lingua eh, di svolgere lo stesso lavoro di avere gli, eh, gli stessi orari eh, lo stesso background di provenienza sicuramente sono tutti degli elementi che rendono più semplice la frequentazione l'amicizia con eh, con le proprie connazionali eh, certo si conoscono anche persone del posto eh, dei vicini di casa oppure qualche parente eh, del, degli anziani che è capitato di assistere con cui eh, si rimane in contatto nel tempo eh, ma si tratta comunque di frequentazioni o eh, contatti sporadici eh, giusto così per, per fare due chiacchiere aggiornare sulla, sul, su cosa è successo nella propria vita bere un caffè insieme eccetera eh, quindi diciamo che alla luce di queste evidenze forse piuttosto che eh, di integrazione eh, vera e propria con il territorio e con la comunità del portogruarese si potrebbe parlare di di eh, esperienze di resilienza in cui le donne immigrate nel tempo sono riuscite a ricostruirsi eh, un, um, un microcosmo di relazioni, di abitudini e di punti di riferimento legati al loro paese d'origine e al loro stile di vita e al lavoro che fanno come strategia di adattamento eh, al cambiamento che hanno dovuto affrontare. Mi manca poco alla pensione. Poi tornerò in Ucraina. La mia signora ha 98 anni. Mi basta che viva fino a 100. Le ho detto che deve resistere. Sei come una pianta. Quando viene spostata mette nuove radici per sopravvivere. Sì, ho paura di non trovarmi più bene là. Quando sono andata l'ultima volta mi sembrava che le persone fossero più tristi. Quando vado a casa io cerco sempre di non dire che vengo dall'estero, perché quelli che sono rimasti a casa non è che ti prendono con tanta simpatia. Siamo trattati un po' come se non fosse più anche casa nostra. C'è un po' di invidia, secondo me. Devi ricominciare di nuovo tutto da sola. Non si può mai dire nulla di certo sul domani. Chi lo sa cosa può succedere? Non si può sapere cosa succede nel mondo. Nel futuro di quasi tutte le donne intervistate è, è chiaro che c'è la volontà di fare il ritorno nel proprio paese, eh, di, di trascorrere la vecchiaia o gli anni che rimangono eh, in compagnia dei familiari, eh, con i figli, con magari i nipoti, oppure anche a, a loro volta ad accudire i, i genitori anziani che sono rimasti appunto in patria. Quindi continuando in qualche modo a svolgere lo stesso lavoro anche. Uh, nel paese di origine uh, diciamo che in qualche modo c'è il desiderio di portare a compimento un percorso e una scelta di vita intanto che nella ricerca appunto si parla proprio cioè è quasi un desiderio di chiudere un cerchio un, certo che, un cerchio che si è aperto nel momento in cui si è deciso di partire di lasciare il paese di origine e che si vuole in qualche modo chiudere tornando al punto di partenza uh, dalle parole che abbiamo ascoltato, però c'è anche molta paura, c'è un timore uh, velato che si uh, nasconde in modo trasversale nei racconti delle donne. Perché a volte non si ha la certezza di riuscire a compiere questo, a uh, portare a termine questo obiettivo, uh, c'è. La paura di non sentirsi a proprio agio tornando a casa propria, di non trovare quell'ambiente che è in grado in qualche modo di eh, riaccoglierle eh, dopo questa esperienza di anni vissuta altrove. Eh, come ci si aspetta dunque? Come le donne intervistate si aspettano il rientro in patria? E soprattutto, Francesca, eh, per alcune di queste donne, ehm, Credo siano cambiate molte delle prospettive anche rispetto agli eventi recenti. Eh, che cosa riusciamo a dire rispetto appunto ai percorsi e ai progetti per il futuro di queste donne? Beh, allora, eh, l'idea di fondo, come appunto dicevi tu, è sicuramente quella di tornare a casa. Uh, e sicuramente non facile è anche come uh, ci si aspetta questo rientro. Uh, la felicità e l'entusiasmo generati dalla prospettiva di ricongiungersi con i propri familiari e amici o uh, con la propria gente, con le proprie origini, sembrano essere uh, dall'altro lato controbilanciati da un timore di uh, sentirsi nuovamente straniere e questa volta a casa propria. Uh, è una sensazione, questa, uh, di cui qualcuna ha già avuto un sentore. Nei soggiorni in patria, magari durante le ferie o nei periodi di riposo tra un'esperienza tra un lavorativa e l'altra. Quindi la paura di non riuscirsi ad adattare ad un paese che, eh, nonostante gli anni trascorsi, anche i decenni trascorsi, sia rimasto sempre uguale a se stesso, con poche prospettive, poche opportunità e ancora eh, tanti stereotipi da abbattere. Eh, Un'altra preoccupazione è legata anche alle possibili difficoltà eh, dettate dal, da un cambiamento nelle dinamiche familiari nei, nei rapporti familiari che eh, per moltissimo tempo sono stati gestiti a distanza e infine eh, diciamo un altro un altro fattore eh, che, che genera timore è l'impressione di essere viste come eh, con occhi diversi da chi invece eh, ha scelto di rimanere Um, per quanto riguarda una, una possibile rilettura delle prospettive future eh, alla luce dello scoppio del, del recente conflitto tra Russia, Russia e Ucraina, c'è da dire che la rilevazione eh, si è conclusa il 13 febbraio del 2022, quindi esattamente una settimana prima dello scoppio um, formale della guerra. Eh, nonostante ciò, nelle parole delle, delle donne intervistate rispetto alle prospettive eh, per il futuro già si poteva scorgere un velo di incertezza, di tensione e di apprensione nei confronti di una situazione politica che già appariva eh, instabile. La prospettiva di un conflitto armato di tale portata probabilmente ehm, non era stata contemplata nel, tra, tra, tra i possibili scenari futuri. Eh, sicuramente la guerra non veniva presa in considerazione tra le variabili di cui tenere conto nel progettare l'andamento del proprio eh, percorso migratorio, della propria vita e eh, di quella dei propri familiari. E, se quasi nessuna vedeva nel proprio futuro il Veneto, eh, forse ora qualcosa è cambiato e i progetti di rientro, perlomeno quelli eh, a breve termine, sicuramente sono stati rivisti, ma anche quelli magari non ancora ben definiti dal punto di vista temporale, d'ora in poi non potranno non tenere conto di una nuova instabilità politica che potrebbe esasperarsi da un momento all'altro anche nel futuro. E un altro elemento che potrebbe essere riletto in chiave diversa eh, è quello relativo all'acquisizione eh, della cittadinanza. Infatti abbiamo visto che c'è chi ha richiesto eh, o è già in possesso della cittadinanza italiana e eh, abbiamo visto che questa scelta è stata fatta diciamo più eh, in modo funzionale, cioè eh, per facilitarsi magari l'accesso ai servizi o per semplificare certe procedure amministrative burocratiche eh, o per spostarsi più facilmente al di fuori dell'Unione Europea, ma mai avrebbe pensato eh, che sarebbe potuta tornargli utile. In questa situazione, magari per agevolare un ricongiungimento familiare anche oltre gli istituti di protezione temporanea eh, dei profughi attivati eh, dal governo italiano in fase di emergenza. E infine, eh, nell'approfondire gli aspetti legati eh, alle relazioni familiari a distanza, era emerso eh, una sostanziale contrarietà. Delle, delle intervistate al, all'emigrazione dei figli, che poi diciamo è l'obiettivo eh, della loro scelta migratoria, cioè quella di permettere ai figli di rimanere nel paese d'origine e condurre una vita eh, agiata eh, nel loro paese, e, nonostante la consapevolezza delle, pro, delle poche prospettive, delle poche opportunità che il paese eh, offre. E probabilmente anche questa posizione potrebbe essere eh, stata rivalutata a motivo dell'aggiunta di un ulteriore eh, e non di certo trascurabile elemento di eh, incertezza cioè l'insicurezza eh, per la propria incolumità e eh, anche l'incertezza eh, rispetto alla situazione che eh, ci potrà essere in ucraina eh, nel medio e nel lungo termine post conflitto eh, diciamo non si può sapere quale sarà lo scenario del dopo e quale volto avrà il paese eh, all'indomani della guerra, e quindi se sarà ancora un paese dove è possibile e dove c'è la volontà eh, per, questi, per queste persone, per questi giovani anche di, di restare. Credo che la presentazione sia stata molto interessante, e ancora di più lo sarà eh, il, il report. Io ringrazio la dottoressa Nadalin e la dottoressa Bertazzon, le ho chiamate per nome per semplificare il nostro linguaggio, le nostre, eh, i nostri discorsi. E, mh, gli spunti sono tanti. Io volevo prima di salutarvi di, di ricordare due cose eh, che, che ho sentito dire ma mi sembra opportuno ripetere e sottolineare. La prima è che questo è ancora oggi un impiego eh, facile, un impiego in cui si trova facilmente lavoro. Dov'è il problema? Il problema è che mancano i permessi per poter fare il lavoro in maniera regolare. La normativa per l'accesso dei lavoratori stranieri extracomunitari all'attività di golf e badanti, al lavoro domestico, è ancora legata ai obsoleti decreti flussi e alle ancora più anacronistiche. E sanatorie. Le vie che sono state più volte richieste preferenziali per facilitare domanda e offerta non, non hanno mai trovato ascolto. La seconda cosa, come diceva la dottoressa Bertazzon, c'è una quota di lavoratrici che sono italiane, ma magari lo vedremo meglio nel prossimo appuntamento in cui, di cui dopo vi dirò qualcosa, una parte non sono altro che lavoratrici straniere che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Quindi, anche questo vale la pena di sottolineare quanto straniero sia eh, questo lavoro essenziale per il paese e per il benessere delle nostre famiglie. E infine, volevo dire che prendiamo il report, il report è disponibile. Chi è interessato ad averne una copia, è in distribuzione gratuita, naturalmente. Può eh, chiedercelo inviando una mail a info@noimigranti.org e e noi glielo faremo eh, recapitare. Vi do appuntamento eh, a tutti eh, per giovedì prossimo, tra due giorni, al mattino quando presenteremo sempre con la dottoressa eh, Bertazzon e Nadalin eh, presenteremo il dossier Statistico sull'immigrazione femminile nel nostro territorio. Sarà un modo per allargare un po' di più lo sguardo sul, sul carattere femminile dell'immigrazione eh, nel portogarese. E il, come questo video, come eh, questa, tra, eh, questo incontro rimarrà poi disponibile nei canali YouTube e Facebook dell'Associazione Noi Migranti. Ringrazio i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, che sono l'Associazione Senegalese del Veneto, l'Associazione Roxolana e la CISL del Veneto. E grazie di nuovo alle dottoresse, grazie anche al regista e buona serata a tutti quanti.